Ciao amici, benvenuti e bentornati qui sul mio canale. Oggi un nuovo video, sono super contenta di provare con voi una collezione che lasciatemi dire, secondo me è la più bella mai esistita per quanto riguarda i packaging. Sono prodotti tra l'altro tutti quanti molto interessanti e vi sto parlando della collezione Care Bears di Shiglam. Ho qui praticamente tutta quanta la collezione, l'unica cosa che non mi è stata inviata dal brand, purtroppo perché era stupendo, è lo specchio, bellissimo, tutto pelosone. E la caratteristica di questa collezione è che tutti quanti i pack richiamano ai peluche, sono tutti super pelusciosi, bellissimi. Ovviamente proviamo tutto quanto insieme e direi che possiamo già iniziare il video. Ci tengo ovviamente a specificare che il video non è sponsorizzato da Shiglam, ma che è in collaborazione, ossia che Shiglam mi ha gentilmente omaggiato di questi prodotti per poterveli mostrare, per poterli testare insieme a voi. Iniziamo subito con il make-up perché, come vedete, ho già iniziato la mia base, ma non ho ancora terminato il make-up perché lo faremo insieme appunto con questi nuovi prodotti. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un pollice in su se vi piace questa collezione super pelusciosa, se vi piace questo tipo di video, se volete altri video a tema Shiglam, che sapete è uno dei miei marchi preferiti. E non dimenticate di seguirmi anche su Instagram e TikTok. Cominciamo subito. Ok, capelli indietro, iniziamo con i blush. La collezione prevede tre blush che sono questi qui. Ne ho già provato uno, oggi ne proveremo un altro. Vi lascio, mentre proviamo quello che proviamo insieme oggi, vi lascio anche il video in cui ho provato in particolare questo qua. Abbiamo tre colorazioni, abbiamo Thrill Seeker, vi mostrerò ovviamente anche da vicino tutti quanti i blush. Abbiamo Thicket Pink. Thicket Pink e quello che credo proveremo oggi, che è Fabulous con la U che sarebbe tipo U, non so se mi sto spiegando, ma vi mostro i packaging perché al di là dei prodotti, che devo dire sono molto interessanti di questa collezione, raga, i packaging sono qualcosa di veramente per me geniale e ci tengo a dire che secondo me Shiglam è uno dei marchi che più si impegna non solo sulla qualità dei prodotti, perché molto spesso i prodotti sono veramente di ottima qualità e lo sapete perché io vi ho parlato di tanti prodotti Shiglam che fanno parte anche della mia quotidianità, però hanno proprio un'attenzione ai packaging assurda e raga, questi blush sono o non sono i blush più carini del mondo? Quello che ho provato, in realtà l'ho provato da poco, però l'ho provato solamente una volta, è questo qui, che è quello un pochino più aranciato. Se mi conoscete sapete che io per queste tonalità impazzisco, sono quelle che utilizzo praticamente tutti i giorni e lui è Thrill Seeker. Però vi mostro anche Thicket, non so come si dice, Pink, che è questo qua, questo un pochino più rosato, però è un rosa un po' più scuro, un rosa un po' più spento, mentre quello che credo andremo a provare oggi, infatti oggi sarà tipo un video tutto tema pink rosa, è Fabulous, che è questo qui ed è super fucsia. In questo periodo i blush fucsia stanno andando tantissimo, sono proprio di tendenza e sebbene io nella mia quotidianità utilizzo molto di più un blush del genere, oggi voglio provare con voi questo qui e vi avviso, questo qua l'ho amato, quindi sono molto sicura che anche questo qua come formula sarà appunto identico, sarà ottimo. Quindi direi di iniziare appunto a provare lui. Allora, vi dico subito che questi blush sono molto pigmentati, quindi in realtà ne vado a prendere poco perché guardate, ho molta paura, c'è il gatto davanti, come sempre, tutte le volte il gatto si deve mettere davanti. Guardate questo pink, wow! Amore, però sei davanti alla videocamera e ti si vedono le orecchie. Ti si vedono le orecchie. Ok, Loki si è sdraiato qua davanti. Spero non si alzi perché sennò mi copre tutta quanta la videocamera. Guardate, ho prelevato. Niente, il gatto. Tato, non è che puoi andare sull'altra scrivania, amore? Eh? Non è che puoi andare sull'altra scrivania, Tato? Stavo cercando di dirvi, questo qui è il blush prelevato e ne vado ad applicare un pochino. Wow, guardate quanto sono pigmentati questi blush. Anche quello arancione è veramente pigmentato. Lo vado a sfumare leggermente in modo che non sia così eccessivo. E guardate che bello, bellissimo. È ovviamente un blush in polvere, non noto particolari perlescenze o particolari glitterini, quindi direi che è un blush opaco. Ok, non sono per nulla abituata a questo tipo di fucsia sulle guance, quindi ho pensato di prendere anche un po' dell'altro, così li abbiamo anche provati tutti quanti e
e andare a rendere il rosa un pochino più scuro, perché così è veramente troppo troppo fucsia per le mie abitudini. Però sono i blush che vanno tantissimo ora e guardate quanto sono pigmentati. Ok, direi che così abbiamo un effetto un pochino meno pink e entrambi sono bellissimi. Rimango dell'idea che lui sarà quello che utilizzerò di più in assoluto per tutti i giorni, perché comunque è un pochino meglio secondo me per tutti i giorni, però per qualche look più particolare questi qua rosa sono meravigliosi e sto esagerando, quindi vado un attimo anche con un po' di cipria mi sa. Ok, ho smorzato un po' l'effetto del blush con un po' la spugnetta, un po' di cipria e ho applicato anche l'illuminante e ora direi di passare agli occhi, perché andiamo a provare insieme la Share Your Care Palette. Questa qui è la palette della collezione. Vi faccio vedere il packaging e ovviamente gli ombretti, lo schema colore all'interno, ma partirei dal packaging che è qualcosa di meraviglioso. È tutta tutta pelosina, tra l'altro rosa, adoro, guardate dietro che meraviglia. Ovviamente tutte le informazioni sono contenute sul pack secondario perché sulla palette non c'è scritto nulla. E all'interno abbiamo questa scritta Care Bears con questo orsetto meraviglioso. È veramente una chicca secondo me. Mi aspettavo si aprisse verso l'alto, invece ci sono rimasta un po' quando l'ho aperta e si apre in questo modo. Direte, ma sei normale? No. Questo qui è lo schema colori. Allora, non è la palette da tutti i giorni, anche se secondo me con questa parte un pochino più... questa parte inferiore della palette si riesce a realizzare anche un look da tutti i giorni, ma sicuramente è una palette giocosa, è una palette divertente, è una palette con cui magari si può andare a sperimentare un pochino. Oggi sono super in mood pink, anche perché il pack vuole che questo video sia un po' tutto a tema pink, quindi sicuramente andremo a provare i rosa, utilizzeremo probabilmente il marrone e voglio sbocciare queste due formule perché secondo me sono particolarissime. E comunque sia è una palette che secondo me va bene se volete un attimo sperimentare o vi piace comunque anche realizzare dei look colorati, però devo dire che anche solo per il packaging e per il suo prezzo, che comunque è ovviamente super low cost essendo questo She Glam, è secondo me una palette anche da collezione. Proviamola insieme. Tra l'altro vogliamo parlare delle cialdine a forma di orsetto con sopra, non so se la vedete in videocamera, sopra c'è incisa la faccina degli orsetti, è meravigliosa. Allora, starei molto sul rosa, vedrò se inserire questo lilla, però partirei con Belly Beige, che è questo rosa qui in alto, che mi sembra un rosa pastello. Non mi aspetto, devo ancora vedere dei video, non ho ancora visto nessuno provarla, non mi aspetto pigmentazione elevatissima perché secondo me questa è una palette che vuole essere abbastanza pastello, però proviamo e vado ad applicare questo rosa nella mia piega. Esatto, come immaginavo, vedete, si tratta di colori molto molto tranquilli come pigmentazione, sembra quasi il colore del mio maglioncino, direi che ho scelto bene. Sempre con un pennello da sfumatura vado a prendere Full of Cheer, che è questo qua un po' più chiaro. La palette tra l'altro non ha lo specchio, non ve l'avevo detto ma ve ne sarete accorti, e con questo più chiaro vado a sfumare verso la parte superiore, quindi verso il sopracciglio, per evitare che si creino stacchinetti tra la mia pelle e l'ombretto rosa. È molto importante dare tridimensionalità al look, quindi vado ad utilizzare Tender Heart, che è il marrone, che è un ombretto che trovo molto importante in qualsiasi palette, il marrone e il nero, perché appunto aiuta a dare intensità. Sbatto un po' perché non so quanto è pigmentato e lo applico nella parte esterna del mio occhio. Ok, non è pigmentatissimo come vedete, quindi possiamo prelevare anche più prodotto e lo vado a utilizzare nella parte esterna del mio occhio per dare intensità. Come vedete anche questo marrone rimane abbastanza leggero come pigmentazione. Vado a prendere nuovamente il rosa e lo vado ad applicare al di sopra in modo che i due colori si sfumino in modo perfetto. Vi segnalo che il marrone mi ha fatto un leggerissimo fallout, nulla che non si possa rimediare, ecco, e andiamo a sfumare insieme i due colori. Per farvi capire, raga, guardate quanta polvere ha perso già la cialdina e anche un po' sul viso. Ok, nella rima inferiore vado ad applicare lo stesso identico rosa che ho utilizzato al di sopra, vado in questo modo, su
tutta la rima inferiore per congiungermi appunto con il make up superiore. E con lo stesso identico pennello vado a prendere anche un pochino di marrone e lo applico sempre nella rima inferiore, ma solamente nella parte più esterna del mio occhio. Ok, direi che la nostra struttura con i matte l'abbiamo fatta. A questo punto direi che vado un attimo a swatcharvi un pochino di shimmer. Sicuramente vi swatcho questo qua, verde, che non andremo ad utilizzare. Wow, però che bello! Vi swatcho anche Lovely Grump, che credo andremo a utilizzare oggi. Bello, guardate che bello, molto molto interessante. E vi swatcho anche questi due che secondo me sono qualcosa di unico. Abbiamo Shine On, che è questo, e hanno una texture molto particolare. Devono essere duochrome forse, sì, direi di sì. Questo qua, se vedete, ha dei leggeri riflessi verdi. E vi swatcho anche l'ultimo, che sembrerebbe avere dei riflessi un po' più rosatini. Mamma mia, raga, sembrano quasi tutti duochrome. O comunque hanno tutti dei riflessi un po' particolari. Credo che oggi noi andremo con Lovable Grump, questo qua in alto, e magari proviamo a usare anche sopra Peace, Love and Hugs, che è questo qui, molto molto belli. C'è anche questo giallo qua in alto, che non ho ben capito, è questo qua. Praticamente ha dei micro glitterini, però in realtà sembra quasi un matte. È molto particolare, però è giallo e non lo useremo. Penso proprio che andrò con il dito. Vado quindi a prelevare questo qua, che si chiama Lovable Grump, che è appunto questo quasi bianco glaciale, e lo applico con il dito. Che bello! Direttamente sulla palpebra. Molto bello. Allora, noto subito che non ha una sua base colore, è proprio una base leggerissima, quindi sicuramente si può applicare ad esempio anche su un ombretto tipo panna, però noto che ha un effetto super super riflettente, quasi effetto bagnato, che raga, che bello! Spero che in videocamera renda come dal vivo. Ha dei riflessi quasi azzurrini, veramente veramente bello, wow! Credo che questa formula così low cost sia veramente difficile da trovare. Applichiamolo anche di là, è meraviglioso. Siamo qui per sperimentare un po'. Voglio provare ad applicare anche un pochino di questo qui, che anche lui sembra non avere una base colore, ma sembra dare dei riflessi rosati. Lo vado ad applicare al di sopra. Magari poi lo proverò anche da solo, perché provarlo di sopra dell'altro è difficile. Allora, questo qui ha forse dei glitter un po' più intensi e tende un pochino di più a colorare la palpebra, a dare una base colore, ed è super super riflettente, wow! Però devo dire che le formule non sono tanto diverse tra di loro, eh? Bello, bello, bello! Utilizzo Peace, Love and... l'ho bucato! Ah, l'ho bucato! No! Ho rovinato la cialdina! Allora, volevo applicarne un pochino al centro per dare intensità. Wow! Meraviglia! Però ho usato un pennello che ha rovinato la cialdina. Ok, direi che il look occhi è quasi terminato, però la collezione Care Bears prevede anche tre eyeliner colorati, che sono questi qui. Sono gli Sweet Wishes Colored Highliner. Come potete intuire dal pack, ne abbiamo uno bianco, uno rosa, che poi è tipo violetto, lilla, e uno verde. E anche in questo caso non abbiamo dei semplici eyeliner colorati, ma abbiamo degli eyeliner colorati pelosetti. Sono troppo troppo belli, cioè l'attenzione ai packaging di questa collezione è meravigliosa. Anche gli eyeliner colorati hanno il loro pack pelosetto e sono meravigliosi. Sono tre eyeliner in penna, queste qui sono le tre tonalità. Allora, questo qua probabilmente non si vedrebbe perché abbiamo un look che già di base è molto rosa. Questo verde non c'entra nulla con il nostro look di oggi, quindi vorrei provare a integrare questo qua, però non so se fare tipo delle righe e una, tipo una riga così, un pallino e una riga interna. Probabilmente rovinerò completamente questo make-up, ma siamo qui per provare la collezione, quindi la proviamo. Vi faccio un attimo gli swatches. Questo è il verde, tra l'altro hanno una scrivenza davvero pazzesca.
La punta secondo me non permette di fare linee estremamente sottili, almeno percepisco così. Questo qui è il nostro viola, qui ho spinto molto, posso anche spingere poco, non lo vedete, e fare linee più sottili. Sono belli scriventi comunque, raga, e abbiamo il nostro bianco, bello, e un pochino più sottile. Si riesce a lavorare un po' sullo spessore della linea, però secondo me è difficile fare una linea estremamente sottile. Scusate, ho smesso di parlare, forse non si vede, è una riga, così, non ha molto senso, e un pallino interno, fa schifo raga, per fortuna non si vede tanto perché ho praticamente rovinato il look, ma ormai lo facciamo anche di là. Ok, facciamo finta che questo passaggio non ci sia mai stato, perché il look era carino e l'ho rovinato, ma pace. A questo punto vado con mascara in modo da completare il nostro look occhi, poi abbiamo ancora due prodotti da provare, uno non so se lo proveremo e l'altro è un kit labbra. Quindi vado di mascara e terminiamo questo look che io ho appena rovinato con questo... con queste righe strane bianche che non hanno senso. Voilà, mascara applicato. Allora, devo dire che il look occhi tutto sommato mi piace. Se non avessi rovinato con l'eyeliner, secondo me sarebbe stato spettacolare. Però, raga, lo shimmer di questa palette, o meglio, i due shimmer che ho utilizzato, secondo me valgono l'intero prezzo della palette. E comunque vedete che il make-up è molto bello. Anche i matte si sono sfumati molto bene, molto facili da utilizzare, quindi... questa raga nel carrello subito, così come i blush. Io ve lo dico che dovete prenderli. Non vi dico invece la stessa cosa per un altro prodotto della collezione che forse non l'ho capito io, però non lo so, secondo me non è un prodotto che interesserà a molti. Tra l'altro mi è arrivato praticamente con la scatola distrutta. Praticamente hanno fatto questo Catch Some Fun Highlighting Puff, che quando l'ho visto ho detto, ma che cosa serve? Poi ho capito, praticamente è questa palla rosa bellissima, perché è indubbiamente bellissima, che in teoria rilascia, se voi la sbattete, esatto, vi rilascia, forse non riuscite neanche a vedere, tutti dei glitterini. Allora, secondo me non è un prodotto che interesserà a molti, non è un prodotto che io penso di utilizzare in realtà. L'unico modo in cui lo vedo utilizzabile è ad esempio magari in estate, quando vi mettete una bella canottiera, vi andate a illuminare un pochino il décolleté. Secondo me è l'unico modo per utilizzarlo, perché io adesso non me la sento di andarmelo a sbattere in faccia, quindi penso che lui non lo proveremo. Fatemi sapere se vi incuriosisce questo prodotto, se magari avete già ordinato la collezione, l'avete preso, però secondo me forse in estate può piacere, ma in generale non è un prodotto che correrei a mettere nel carrello. Ah, volevo fare un'altra cosa invece. Volevo prendere il mio pennello per l'illuminante e volevo provare un attimo a utilizzare questo, anzi, utilizziamo Shine On, così abbiamo utilizzato anche lui. Vorrei provare a utilizzarlo qui un pochino sull'illuminante, perché secondo me questi prodotti, che bello, possono fungere anche da illuminante. Guardate che spettacolo, perché no? Se magari non avete l'illuminante o semplicemente non volete portarvi dietro anche un illuminante nella vostra pochettina, bello! Perché no? Potete andare ad esempio con questo ombrettino. Ultimissimo prodotto della collezione è ovviamente un prodotto per le labbra. E abbiamo, questo è il pack esterno, il pack secondario, abbiamo un lip kit super cute, perché voi direte, vabbè, sono dei liquid lipstick, niente di che. In realtà hanno fatto una pochettina super carina che ora vi mostro che li contiene. Lui è lo Share a Smile Lip Set e prevede tre prodotti che io penso saranno venduti anche singolarmente, però non lo so, sto dicendo una mia idea. E praticamente il lip kit arriva all'interno di questo astuccino troppo carino, con anche tra l'altro il laccino se lo volete magari appendere a una borsa, a uno zainetto, super carino, ovviamente pelosetto come tutta quanta la collezione,
e all'interno contiene tre prodottini. Abbiamo due liquid lipstick loro, vi lascio anche gli swatch, sono veramente bellissimi. Le tonalità sono Love a Lot, che è quello un pochino più aranciato, e Perfect Harmony, che è quello un pochino più rosato, fucsia, che credo andremo a utilizzare oggi perché ormai siamo nel mood. E infine abbiamo questo che è Get Your Shine On, che in realtà sembrerebbe un po' giallo dal pack, in realtà è praticamente trasparente, vedete, dà solo un tocco di luce ma è trasparente. Quindi io direi che andremo a utilizzare insieme Perfect Harmony e ci applichiamo sopra questo, però applico prima una matita labbra. Eccomi qua, ho applicato una matita leggermente più scura, un po' più marroncina all'esterno delle mie labbra per dare un po' di contrasto, e ora andiamo con Perfect Harmony. Tra l'altro, se mi conoscete, se mi seguite da un po', sapete quanto amo i liquidi lipstick di She Glam e spero che anche loro non mi deludano. Questo qui, appunto, come vi dicevo, è quello un pochino più rosato e lo vado ad applicare ovviamente su tutta la bocca. L'applicatore è leggermente a punta, molto comodo per arrivare anche negli angoli. Ecco qua, allora, rossetto applicato, questo qui è Perfect Harmony. In realtà non è quello che avrei abbinato a questo look, però le scelte che abbiamo sono solamente lui e un altro. L'ho già swatchato 150 volte. Non lo so, sono convinta che nemmeno l'altro si abbini perfettamente al look di oggi. Forse ci voleva qualcosa di un pochino più scuro. Però, visto che magari poi i prodotti vengono utilizzati separatamente tra loro, vi parlo un attimo della formula, che è sicuramente molto confortevole, facilissima da applicare se applicato molto bene, e tra l'altro sento che si sta già asciugando molto bene, però non mi sta seccando le labbra. Il colore è molto bello, molto acceso, però secondo me stona un po' con il look occhi, però appunto era per provare la formula. È un colore secondo me molto estivo, però fatemi sapere voi, forse perché io sono abituata a utilizzare il nude, quindi se ci fosse stato anche magari un nude in questa collezione sarebbe stato perfetto, però non ce l'abbiamo. Però vi devo dire che la formula è bellissima, quindi se vi piacciono le tonalità, secondo me amerete la formula. Non vi so dire quanto durano sulle labbra perché appunto non ho fatto uno stress test, ma visto che siamo qui per provare e magari anche per diventare una palla da discoteca, andiamo a provare anche il gloss e lo applico al di sopra. Bello, ovviamente un pochino si sporca l'applicatore, ma amen. Allora, vi ripeto, non è la cosa che sta meglio con gli occhi, non è la tonalità che più si addice secondo me al look occhi, però se noi guardiamo singolarmente le labbra sono bellissime e anche gli occhi, quindi wow. Nel complesso ovviamente il tutto stona un po'. Devo dire che anche questo è molto bello, l'unica cosa che vi segnalo è che contiene proprio dei glitterini, oggi non so parlare, quindi non è un lip gloss trasparente che va semplicemente a dare un effetto di labbra lucide bagnate, ma applica anche qualche glitterino. A me piace l'effetto, non è sicuramente un effetto da tutti i giorni, però guardate come dona luce alle labbra. Direi che siamo giunti al termine di questo make-up, questo è il risultato finale. Devo dirvi che la cosa che ho amato di più è sicuramente la palette, in particolare per i suoi shimmer che donano questo effetto bagnato, riflettente, veramente meraviglioso. E devo dire anche i matte li ho lavorati senza alcun problema, molto facilmente. Quindi tra le cose che più vi consiglio di acquistare di questa collezione c'è sicuramente la palette. Magari lo schema colori non è per tutti, però già solo per il packaging è un pezzo da collezione e ogni tanto ci sta anche usare, anche se in realtà al di là della matita bianca, dell'eyeliner bianco, io con questo look ci uscirei tranquillamente. Sicuramente vi consiglierei di acquistare i blush, sono meravigliosi, davvero stupendi, sia il pack che la formula, che secondo me è davvero ottima, e io comincerò a utilizzare tutti i giorni questo qua perché è veramente bellissimo. Per chi magari ama di più il fucsia, questo qua è stupendo. Tra l'altro il fucsia del blush è lo stesso fucsia della palette, quindi cioè, come fate a non comprarli insieme? Cioè, ditemi voi come fate. Io fossi in voi prenderei anche tutti i blush. Stiamo parlando di prodotti dal prezzo veramente veramente super appetibile, quindi io un pensierino ce la farei.
Probabilmente skipperei lui, non lo so, ovviamente se voi avete un'idea di come utilizzarlo, se pensate che vi può dare quella svolta, ok, però io questo prodotto non l'ho capito e sono molto indecisa semplicemente perché io non li utilizzo tantissimo gli eyeliner colorati. Quello bianco sicuramente può essere utile per tanti look o anche per essere base di brillantini, di glitter eccetera. Però sono ottimi, cioè la formula è molto valida, se pensate di usarli per il prezzo che hanno, ok, io sicuramente non li sfrutterò tantissimo, però ho amato la formula che è veramente ottima. E poi abbiamo il lip kit, devo dirvi che io i rossetti liquidi di Shirley li amo, quindi vi direi assolutamente sì. Avrei preferito una tonalità un pochino più nude o un pochino più tendente al rosso scuro fucsia, un violetto scuro, però devo dirvi che la formula è bellissima e anche lui è molto carino, quindi perché no anche il lip kit. Quindi beh, devo dire che questo è stato veramente un successo, forse l'unico bocciato alla fine è questo puff. Ovviamente fatemi sapere se avete provato anche voi questa collezione e se l'avete provata, che cosa avete amato, che cosa non vi è piaciuto, insomma un po' le vostre recensioni che possono essere utili a chiunque guardi questo video. E io ringrazio ovviamente Shiglam per avermi omaggiato tutti questi prodotti meravigliosi e complimenti Shiglam per aver creato questa collezione veramente veramente super cute. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al mio canale se volete altri video come questo, per non perdere tutti quanti i miei prossimi video. Lasciate un pollice in su se questo make-up vi è piaciuto, se vi è piaciuta la collezione o se vi è semplicemente piaciuto il video e vi ha tenuto compagnia. E non dimenticate di seguirmi anche su Instagram e su TikTok. Io vi mando un grosso bacio, vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate e vi aspetto numerosi nel prossimo video. Ciao!